provincia di Bologna. Un uomo viene soccorso da un'autoambulanza. Il suo racconto lascia increduli gli uomini della Croce Rossa. Mi ripeta cosa è successo? Era un dato funghi e sono stato aggredito da un lupo. Per verificare l'attendibilità del racconto del ferito, l'ispettore della polizia provinciale Maurizio Musolesi consegna la camicia dell'uomo a Ettore Randi, genetista dell'ISPRA. Noi ora procederemo con le analisi genetiche cercando di identificare la specie di animale che ha aggredito questa persona. Quello che abbiamo fatto è stato prelevare alcuni peli intrappolati nella camicia, più un lembo di tessuto in corrispondenza del morso, in cui verosimilmente era ancora presente della saliva. E quindi abbiamo estratto il DNA da questi campioni biologici e abbiamo amplificato alcuni marcatori molecolari che ci consentiranno di capire quale è il profilo genetico dell'assalitore. All'Università di Bologna, il professore di veterinaria Mauro De Logu nutre seri dubbi sulla versione fornita dall'uomo aggredito. Certo che è strano, però. Sono più di 150 anni che un lupo non attacca un uomo in maniera deliberata e quando lo faceva allora era perché era affetto da rabbia, una malattia che lo costringeva a farlo. Pensare oggi che un lupo improvvisamente decide di attaccare in maniera deliberata un uomo è alquanto improbabile. E c'è qualcosa che non torna. Nonostante le perplessità degli esperti, la notizia del presunto attacco di lupo si diffonde rapidamente sui giornali e sui social network. Gente, sentite qua. Cercatore di funghi azzannato da un lupo. Ma vai, i lupi non attaccano l'uomo, dai. No, io ci credo. C'ha ragione Mario, ce ne sono troppi di lupi. Bisognerebbe ucciderli tutti. Certo che lanciare messaggi come questi nei giornali ha comunque sempre un effetto negativo sugli animali selvaggi, il lupo in particolare, perché da sempre è visto come animale pericoloso, ci si aspetta di avere paura di lui, quindi una conferma di una paura si tramuta poi in ritorsioni su questa specie. Qui ne sappiamo qualcosa all'università. Pronto, professor De Logu? Salve, sono l'ispettore Musolesi della Polizia Provinciale. Volevo avvisarla che abbiamo rinvenuto un lupo morto in circostanze sospette. Due minuti e arriviamo, guarda. È un lupo giovane, è un cucciolone di quest'anno. Adesso iniziamo a preparare il materiale, foto, guanti e scriviamoci tutto. Una delle prime cose che si fa è quella di non far contaminare l'area. Per noi è importante leggere dei messaggi che la natura ha conservato in quel sito, per cui impronte di altri animali, impronte di persone, che comunque ci facciano già capire le dinamiche dell'evento. C'è stata lotta, non c'è stata. Poi c'è tutto un corollario invece attorno alla carcassa dell'animale, non viene spostata, viene guardata l'erba se è piegata, da quanto è piegata. Vediamo gli insetti che sono presenti sulla carcassa, se sono già arrivate alcune specie. Notiamo tutta una serie di dettagli che ci permettono di avere i primi indizi e di costruire già un'ipotesi intorno a quanto è accaduto, che poi verrà di volta in volta controprovata in laboratorio attraverso diversi test. Thank you.
Casi di bracconaggio come questo sono purtroppo molto frequenti e spesso sono la conseguenza di semplici sospetti non provati dai fatti. A proposito di sospetti, come procede l'indagine sulla presunta aggressione di lupo ai danni del fungaiolo? Pronto, Polizia Provinciale? Vorrei confessarle una cosa in merito a quello che è successo. Mi dica. Non è stato un lupo ad aggredirmi. Stavo andando a fare un lavoro a casa di un amico e... La confessione dell'uomo è confermata dall'indagine di laboratorio. I risultati delle analisi ci hanno descritto una situazione che è molto diversa da come c'era stata prospettata. Dal confronto dei risultati delle analisi genetiche con i database internazionali e con il database di riferimento ISPRA, è emerso che il profilo genetico dell'aggressore non apparteneva ad un lupo, bensì ad un cane domestico. Si trattava di un Akita, una particolare razza di cane giapponese. L'episodio narrato in questa ricostruzione, ispirata a un fatto vero, ci riporta alla memoria la storia del pastorello bugiardo che gridava «Al lupo!». Nella fiaba, a farne le spese era il ragazzo. Nella realtà, purtroppo, a pagare il conto di pregiudizi e falsi allarmi è questo splendido e incolpevole animale.